Emozioni ogni giorno ad ogni ora qui su RCS 75 a Socrate al caffè con Giovanna Di Giorgio, Luca Pescara in regia. Ne abbiamo parlato prima della pausa pubblicitaria. Lo scorso 27 aprile la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. E adesso ne parliamo con l'avvocato Gianetto Regassà, presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questa sentenza ha suscitato naturalmente, insomma, molta curiosità, era anche tanto attesa, però ci sono ancora tanti dubbi, anche perché naturalmente adesso dovrà legiferare il Parlamento. Però ecco, ce la può spiegare in maniera, come dico sempre, molto semplice, così che tutti possiamo capire bene? Sì, assolutamente. La Consulta ha confermato una pronuncia che aveva già emesso nel 2016, quindi sì, è una questione piuttosto vecchia, antica, tra gli addetti ai lavori. Qual è il problema? La Corte Costituzionale ha rilevato una incostituzionalità della norma del Codice Civile, articolo 262, che sancisce l'automaticità dell'attribuzione del cognome paterno ai figli. È una prassi che esiste da 2000 anni, che proviene dal diritto romano. Una prassi che chiaramente in questo momento storico non ha più ragione di esistere. Quindi la Corte Costituzionale ha lanciato un campanello d'allarme e ha detto: attenzione, abbiamo un articolo del Codice Civile, ma abbiamo anche un articolo 3 della Costituzione che sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini, ecco, quindi anche la parità di genere, quindi anche tra padre e madre, tra marito e moglie. È rimasto quindi questo residuo di paternalismo, di maschilismo nel nostro codice civile che va rimosso. Ma attenzione, ho letto molte cronache, tutti parlano che da oggi in poi i figli che nascono avranno due cognomi. Non è vero. Ecco. Non è cambiato praticamente niente. La Consulta non legifera, la Consulta può soltanto segnalare la incostituzionalità di una norma. Da qui a cambiare il codice civile ce ne vorrà molto tempo. Anche perché appunto lei faceva riferimento già a questa sentenza del 2016, che era sicuramente, come dire, meno esplicita, non era insomma come questa, però non si è fatto comunque nulla in questi anni e già il Parlamento avrebbe dovuto legiferare in merito. Assolutamente sì, non si è fatto nulla, probabilmente non c'è una volontà politica o probabilmente non c'è una sensibilità politica, cioè nell'agenda delle varie cose da cambiare in questo paese evidentemente la questione del doppio cognome è una questione assolutamente marginale, perché sono passati 6 anni dal 2016, 6 anni sono più di una legislatura. Tenga presente che chiaramente nel caso in cui il legislatore veramente volesse mettere mano al codice civile ci sarebbe bisogno di una grande operazione di ingegneria giuridica, cioè andare a cambiare non solo l'articolo 262, ma cambiare molti aspetti anche dell'ufficio anagrafe, come contemplare i codici fiscali, perché a quel punto col doppio cognome che succede? Come tramandare i cognomi per le prossime generazioni, perché per evitare una moltiplicazione infinita di cognomi bisognerà stabilire quale dei due cognomi potrà essere sacrificato, stabilire che tipo di contese ci potranno essere tra marito e moglie nel momento in cui poi ci sarà la battaglia tra l'attribuzione del primo cognome rispetto al secondo cognome. Insomma, le questioni sono aperte, però è chiaro che un segnale forte e chiaro di civiltà la Consulta l'ha lanciato. No, infatti il punto è questo, è che in Italia accade troppo spesso, insomma, che i giudici siano sempre molto più avanti rispetto alla politica, che fa fatica a stare dietro, e anche in questo caso, insomma, ma chi dovrebbe opporsi a una cosa del genere? Però insomma, a quanto pare qualche resistenza è già venuta, insomma, dai soliti noti, diciamo così, ma ovviamente i numeri ci sarebbero per andare avanti. Lei giustamente evidenziava la difficoltà poi di come dire, cambiare tutto il sistema a partire appunto dal codice fiscale. Ecco, l'altra curiosità a cui faceva riferimento, sentivo, leggevo, avremo un giorno 16, insomma 32 cognomi, eccetera eccetera. Ovviamente non potrà essere così, bisognerà scegliere, almeno la logica è quella.
Non è così, perché infatti in Spagna da 1000 anni ci sono i doppi cognomi, hanno risolto il problema. L'attribuzione del doppio cognome si ferma nel momento in cui poi ci si sposa, nascono altri figli, quindi viene salvato un solo cognome per evitare appunto un effetto moltiplicatore infinito, perché praticamente dopo 7-8 generazioni avremo una carta d'identità grande quanto un lenzuolo. Sarebbe esponenziale, insomma, la però ecco, la cosa più strana è che nel nostro paese, allo stato attuale, se un marito dovesse decidere concordemente con la moglie di attribuire il cognome della moglie ai figli, neanche lo può fare. Quindi anche se un uomo oggi volesse veramente dire: guarda, il tuo cognome per me è più importante, oppure voglio esaudire un tuo desiderio, oppure lo ritengo più giusto, neanche lo può fare. Quindi neanche la volontà delle parti oggi può scavalcare l'articolo 262, e questo la dice lunga sul sistema italiano. Leggevo che il Tribunale di Pesaro già ha applicato, insomma, questo comunicato stampa, perché ancora aspettiamo la sentenza, mi pare, della Consulta, appunto riuscendo, insomma, ad andare avanti in una querela, insomma, che durava anche da un po' di tempo. Però giustamente, come dice lei, non c'è una norma alla quale poi potersi appigliare, per, insomma, perché si vada spediti e dritti nel momento in cui c'è la volontà di entrambi i genitori di scegliere un solo cognome, di poterlo fare. Ma una rondine non fa primavera, appunto. Comunque il Tribunale di Pesaro, con tutto il rispetto, è il Tribunale di Pesaro, quindi vale poco rispetto a una giurisprudenza nazionale. Io credo che bisogna mettere mano al codice, e francamente a me le giurisprudenze troppo creative non è che mi piacciono molto. Siamo in uno stato di diritto, abbiamo bisogno di norme certe, non della creatività di questo o di quel magistrato. No, tanto più, appunto, dicevo che, insomma, l'ha fatto sulla scorta del comunicato stampa della Consulta. Ecco, in base alla sua esperienza, come verrebbe accettata questa cosa dalle famiglie? Cioè, magari qualcuno tenderà, quando avremo la legge, a conservare eventualmente per i nascituri il cognome eventualmente del fratello, per come dire, per far sì che i fratelli abbiano lo stesso cognome, oppure potrebbero dividersi, oppure dare il doppio cognome. Ecco, secondo lei come sarà accettata dalle famiglie? Ma innanzitutto dobbiamo capire se questa legge potrà essere poi retroattiva, cioè riguarderà anche i figli che hanno un solo cognome, quindi potranno avere l'attribuzione automatica del secondo. In secondo luogo, non credo che culturalmente il paese sia molto pronto e preparato a questa grande riforma. Questo vale sia per uomini che per donne. Ho letto tantissimi commenti anche di social, e devo dire che anche le donne sono contrarie, quindi evidentemente il problema non è è un problema di genere, è un problema culturale. È incredibile, insomma, però evidentemente lei nella sua esperienza si scontra anche con questa vicenda. Anche, ripeto, come diceva lei prima, in Spagna, ma non soltanto, accade già, è normale. In Italia facciamo sempre fatica ad andare avanti quando si parla poi di diritti, insomma, vengono sempre messi poi dopo, no? Noi siamo gli ultimi in Europa in tema di diritti civili, lo siamo sempre stati, la storia ce lo dice tutti i giorni. Basti pensare che noi abbiamo introdotto il divorzio con 150 anni di ritardo rispetto alla Francia. Siamo gli ultimi ad aver introdotto le unioni civili, io ci ho combattuto in prima linea, sì. E così il divorzio breve. E noi siamo stati costretti a divorziare all'estero, a morire all'estero col suicidio assistito e a procreare all'estero, appunto andando in Spagna. Sì. E tutto questo fa capire che gli italiani, per esercitare i propri diritti, sono stati costretti ad andare all'estero. Siamo gli ultimi in classifica, e penso che il diritto di famiglia sia sicuramente il termometro dello stato di salute culturale di una nazione. L'Italia in questo è l'ultima in classifica nel mondo occidentale. C'è anche poi una differenza tra nord e sud? Ovviamente la legge è la stessa per tutti, è chiaro, però magari chi usufruisce di quel poco che c'è, insomma, c'è una differenza? Sì, c'è una profonda differenza da nord e sud. Io lo posso dire perché sono un uomo del sud che vive al nord, per cui non ho mai dimenticato le mie radici, ma devo rendermi conto che indubbiamente al nord c'è più una visione europea del diritto, quindi ci sono meno resistenze sia per le coppie dello stesso sesso, parlo in generale, poi non è che tutto il sud sia meno male, basta. Certo. Però basti pensare che nel nord ci sono 500 separazioni ogni 1000 matrimoni, nel sud ce ne sono 200, il che può essere un dato positivo o negativo a seconda di come lo vogliamo leggere, ma c'è una profonda differenza anche statistica tra nord e sud, anche in tema di scioglimento del matrimonio.
Ecco, insomma, quindi la differenza c'è e si conserva. Senta, guardiamo, per consolarci, ma tra virgolette, ovviamente era una battuta la mia, a chi forse sta peggio di noi, e mi riferisco a quella bozza di decisione della Corte Suprema, siamo negli Stati Uniti, che insomma andrebbe a ribaltare una sentenza del 1973 che garantisce l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, appunto a livello federale negli USA. Beh, insomma, se questo verrebbe confermato, sarebbe un grave problema per gli Stati Uniti. Non è che in Italia siamo messi proprio bene, diciamo, per una serie di motivi, però insomma questo sarebbe veramente un tornare indietro. Beh, sicuramente sì, credo che la legge sull'aborto sia una legge che non può essere toccata dal punto di vista proprio delle norme. Ovviamente uno si augura sempre che in un paese normale non abbia bisogno dell'aborto, certo, che non è certamente un contraccettivo, certo. Però discutere della legge significa discutere di un principio, e quando si discutono principi sacri vuol dire che si torna indietro. Ovviamente in America ci sono vari stati, ogni stato ha un proprio ordinamento. Sì, sì. Certo è che dobbiamo sperare invece che ci sia una crescita della natalità, perché al di là noi si parla sempre dell'aborto, ma dimentichiamo che nel mondo occidentale, e l'Italia è prima in classifica nel senso negativo, è il paese con un tasso di natalità praticamente pari allo zero rispetto ai deceduti. Quindi credo che forse al di là del principio e della legge che non va toccata, bisognerebbe incentivare le nascite, le famiglie, aiutare le donne, rispettare la maternità, cosa che non succede, non ci sono asili nido, non ci sono incentivi, le donne che mettono al mondo figli praticamente sacrificano la propria vita. Quindi oggi dire metti al mondo un figlio è un gesto di eroismo. Voi con l'AMI portate avanti insomma tante battaglie anche in questo senso, stando anche vicino alle donne che insomma per poter poi denunciare hanno bisogno naturalmente di essere seguite, perché altrimenti insomma tutto poi sarebbe inutile e sarebbe vano. Tenga presente che l'AMI è composto all'85% da donne. E io quindi ho la fortuna di avere un grandissimo supporto femminile straordinario, e anche il mio studio è composto prevalentemente da donne, sia a Roma che a Milano. I due studi sono le donne che tengono in mano tutto, perché hanno una sensibilità e soprattutto una rabbia di dimostrare il loro valore, perché le donne devono lavorare il doppio per poter arrivare a certi livelli professionali rispetto agli uomini, anche perché poi tornano a casa, hanno il marito, hanno i figli, hanno la casa, hanno le responsabilità, hanno un doppio lavoro. Io in effetti faccio l'avvocato e faccio solo quello, cerco di dare una mano a casa, ma credo che insomma la maternità indubbiamente sia un lavoro a parte, insomma è tutt'altra cosa. Quindi le donne meritano rispetto, e soprattutto ecco, uno come me che ha creato un'associazione come l'AMI ha cercato molto di puntare sulle donne, addirittura si rivendicano le quote azzurre all'interno dell'AMI, cioè il fatto sono pochi uomini. Ci piace questa cosa. Io prima di salutarla, così insomma se tutti fossero d'accordo, insomma comunque con un'ampia maggioranza in Parlamento, tornando alla legge sul doppio cognome, quali potrebbero essere i tempi per poter legiferare e quindi poter finalmente applicare insomma questa legge? Con la volontà politica secondo me in 6 mesi ce la potremmo fare. Le commissioni di giustizia e senato della Camera, se c'è una volontà politica trasversale, si può fare, ma tenga presente che secondo me il paese vero, il paese reale, almeno gran parte del paese non è pronto per questa riforma, nel senso che la gente non, in questi giorni i cosiddetti benaltristi, ecco, hanno detto abbiamo troppi problemi per pensare al doppio cognome, e a furia di fare questi ragionamenti rimaniamo sempre all'ultimo posto. Sì, il benaltrismo insomma è una delle malattie dell'Italia, specie appunto quando si parla di diritti civili. Avvocato, grazie mille per essere stato con noi, è sempre grazie un piacere ospitarla, grazie a Gianetto Recassani. Piacere mio, arrivederci. Una questione di pazienza, trovare